Immaginate di prendere un granello di sabbia e appoggiarlo su un tavolo. Nessuno si sognerebbe di dire che sul tavolo c'è un mucchio di sabbia, no? Allora gli affiancate un secondo granello, ma non è ancora un mucchio, siamo d'accordo. Quindi ripetete l'operazione con un terzo granello, e poi con un quarto, un quinto e avanti così. Arriverà di sicuro un momento in cui potremo guardare il tavolo e dire che sopra c'è un mucchio di sabbia. Ma quando sarà esattamente questo momento? A 30, 15, 100 granelli? E ancora, se decidiamo in modo arbitrario che ad esempio a 15 granelli sia un mucchio, possiamo affermare che a 14 non lo sia? La differenza fra mucchio e insieme di singoli sta forse in un solo granello? Questa incongruenza logica, nota in filosofia come il paradosso del sorite, da sorites, aggettivo di soros, che significa mucchio, è attribuita a Eubulide, un filosofo di Mileto. E è un problema ben conosciuto dai fisici. Per loro il paradosso si aggrava ulteriormente, perché in natura i mucchi, oggetti macroscopici, preferiamo chiamarli noi fisici, seguono leggi regolari e deterministiche che si sanno gestire in modo esatto, mentre i singoli granelli, quanti, all'anagrafe, hanno una meccanica tutta loro, fatta di informazioni che non si possono conoscere, particelle che sono in più posti contemporaneamente e fenomeni che smettono di avvenire se li si osserva. Ma se tutto è fatto di particelle microscopiche e tutte le particelle microscopiche seguono la meccanica quantistica, allora non dovrebbe tutto quanto seguire la meccanica quantistica? Questa è la domanda che pone Aaron O'Connell, fisico quantistico, durante una sua conferenza in California. Come si spiega questo paradosso? Beh, ci viene in aiuto l'equazione di Schrödinger, che ci dice che non possiamo conoscere esattamente dove si trova la particella, ma possiamo solo dire che esiste una zona nella quale c'è un'alta probabilità di trovarla. Ma questa zona si propaga nello spazio come un'onda, non è ferma in un punto. Bisogna immaginare che il quanto sia contemporaneamente in ogni punto di questa onda di probabilità. È, per usare un termine tecnico, delocalizzato. Ma di nuovo, gli oggetti quotidiani sono composti di particelle. Perché non osserviamo onde di probabilità per libri, bottiglie o automobili? Perché questi oggetti sono fermi in un posto ben preciso? Per rispondere, facciamo qualche conto. Il fisico De Broglie scopre, nella prima metà del Novecento, che ogni oggetto si porta dietro un'onda di probabilità e che quest'onda ha una lunghezza pari a L uguale H su MV, dove L è appunto la lunghezza d'onda, H è un numero e MV sono rispettivamente la massa e la velocità dell'oggetto. Ora, H non è un numero qualsiasi, ma una ben precisa costante della fisica moderna, nota come costante di Planck, che vale circa 10 alla meno 34. È un numero piccolissimo, che a sua volta va divisa per quella che si chiama la quantità di moto o momento della particella, cioè il prodotto fra la massa e la velocità. Che succede, per esempio, nel caso di una bimba che corre? M vale circa 20 kg e V, diciamo, 4 metri al secondo, poco meno di 15 km orari. Questo significa che il già minuscolo numero H deve essere diviso per 20 kg per 4 metri al secondo, 80. E la lunghezza d'onda diventa dell'ordine di 10 alla meno 36, che è completamente trascurabile rispetto alla bambina stessa. Complicato? Facciamo un esempio. Abbiamo detto che l'onda di probabilità è una zona in cui l'oggetto ha una certa probabilità di trovarsi, no? Quindi, in un certo senso, una zona dove esso è libero di stare e muoversi liberamente. È un po' la sua cameretta. Ma se alla nostra bimba regaliamo una cameretta che è grande come una minuscola frazione di un atomo, non le sarà molto facile divertirsi, no? Ecco perché gli oggetti quotidiani non si delocalizzano. Sono troppo grossi. È ovviamente un po' più complicato di così, ma si può immaginare che è perché non hanno abbastanza spazio nella cameretta per farlo. La domanda giusta da porsi per cercare di avvicinare il mondo macroscopico a quello delle particelle è questa. Quanto grande può essere il mucchio per avere ancora comportamenti quantistici? Una bambina forse ha una massa troppo grande, ma se si sceglie un oggetto più piccolo, per esempio delle dimensioni del seme di un asino d'uva, che cosa succede? È possibile far comportare un corpo che sia visibile a occhio nudo come un quanto? Aaron O'Connell, che ho nominato prima, ha risposto perfettamente alla domanda. Lui e il suo team hanno costruito un microchip minuscolo, ma comunque visibile senza microscopio, e lo hanno poi posto in uno stato particolare, che gli permettesse di comportarsi in modo quantistico. O molto strambo, come preferisce dire O'Connell stesso. Una volta che il chip era sottovuoto, schermato dalla luce e raffreddato fino a una frazione di grado dallo zero assoluto, esso si è potuto costruire la sua cameretta. Ed è successa la magia. Il chip ha iniziato a vibrare. Si dilatava e contraeva molto velocemente come un respiro. E dandogli una piccola gomitata, per citare il fisico, il team è riuscito a portarlo in una molteplicità di stati e farlo vibrare e non vibrare contemporaneamente. I singoli atomi di cui è composto il chip si trovavano tutti in due posti allo stesso tempo. Erano delocalizzati ed esso era circondato dalla sua stessa onda di probabilità, che si espandeva e si contraeva.
La meccanica quantistica ci costringe a ripensare molti aspetti della vita quotidiana, fra cui anche il linguaggio, perché non abbiamo la capacità per descrivere ciò che sta succedendo ai granelli di sabbia. Come fa qualcosa a essere in più posti nello stesso istante? Ci incartiamo in paradossi e assurdità logiche ogni volta che cerchiamo di trasformare le osservazioni in parole. Un paradosso adatto a questa occasione ci viene fornito sempre da Eubulide di Mileto. Un uomo incappucciato mi si pone davanti, e io affermo di non conoscerlo. Ma l'uomo in realtà è mio padre. Beh, in questo caso è Costanza. E io conosco Costanza. Quindi io conosco e non conosco l'uomo? O, in questo caso, Costanza? Allo stesso modo, un oggetto sia fermo sia delocalizzato. Allora io conosco e non conosco la sua posizione? Che cosa sta succedendo esattamente al chip mentre è in una molteplicità di stati? E potremmo in futuro portare anche oggetti molto più grandi in uno stato quantistico? Sarebbe interessante scoprirlo. E forse è possibile. La differenza di scala fra un singolo atomo e il microchip è circa uguale alla differenza di scala fra il microchip e voi. Allora, perché non immaginare un essere umano in una molteplicità di stati? Possiamo immaginare di dare alla bambina di prima una buona dose di pozione restringente? E di farla entrare nella cameretta? E che cosa accadrebbe alla nostra coscienza se fossimo in molti luoghi contemporaneamente? Forse un giorno questa domanda avrà risposta. Entro i prossimi 20 anni, dice O'Connell, forse un po' troppo ottimisticamente. Se ha ragione, non vedo l'ora. Mi piacerebbe molto scoprire cosa si prova ad essere un granello.